Nel momento in cui siamo stati chiamati a ricordare, a celebrare il giorno della memoria, proprio nel 150esimo dell'anniversario della fondazione di Ca' Foscari, che coincide con un altro anniversario ben più tragico, cioè l'80esimo delle leggi razziali, ci è parso quasi doveroso utilizzare questa occasione, quasi questo pretesto, per riaprire una pagina che era stata forse troppo rapidamente chiusa dopo la fine della guerra, cioè capire come queste leggi così terribili, ignobili, vigliacche, che sono entrate come un coltello nel corpo della nostra comunità accademica nel 1938, siano state applicate nella nostra università. Quindi fare un po' una autoanalisi all'interno della nostra organizzazione, della nostra storia, della memoria di Ca' Foscari, per capire meglio innanzitutto come sia stato possibile e per assumerci oggi forse delle responsabilità che allora sono state troppo rapidamente trascurate. Segue la traiettoria che gran parte delle istituzioni e della società italiana vivono a cavallo tra gli anni 20 e 30, nel momento in cui il fascismo si afferma come un regime politico, autoritario e totalitario e ha la forza di stringere sempre di più anche in così istituzioni che avevano difeso, rivendicato fino a pochi anni prima una loro autonomia, che era soprattutto un'autonomia di ordine culturale, di ordine accademico. Ecco, nel momento in cui lo Stato fascista si consolida e le maglie del regime si stringono, i margini di questa autonomia si riducono. Non vorrei però che passasse un messaggio che sarebbe in parte scorretto, ricordando il gesto importante che fece uno dei docenti più insigni di Ca' Foscari, uno storico di fama europea già negli anni 20, Gino Luzzatto, che certo nel 1925 firma il manifesto degli intellettuali antifascisti promosso da Benedetto Croce. Ma non vorrei che fosse, diciamo così, la foglia di fico che nasconde invece le responsabilità e anche le immedesimazioni che tanti altri docenti come studenti ebbero nei confronti del fascismo, che fu da parte di non poca parte della società italiana e anche degli intellettuali voluto, accettato, difeso appunto con un grado alto di medesimazione. Questa è la cosa più dolorosa e più faticosa da studiare, ecco, per evitare rappresentazioni così manichee, il bianco e il nero, no, ecco, quello che esce da questa mostra, che è il frutto di una ricerca nell'archivio di Ca' Foscari, è un'università in grigio, con tante sfumature di grigio. Ricordare solo la figura di Luzzatto senza, per esempio, indagare ciò che rappresentò per Ca' Foscari un altro rettore che si afferma nella seconda metà degli anni 30, come Agostino Lanzillo, che rivendicò tutte le battaglie, anche le guerre di espansione, le guerre imperialistiche che il fascismo nella seconda metà degli anni 30 condusse e spinse gli studenti cafoscarini ad abbracciare queste cause, la guerra di Spagna, la guerra d'Etiopia e poi anche questa pagina tragica che oggi ricordiamo delle leggi razziali che hanno portato ad espellere da Ca' Foscari alcuni dei propri docenti, Luzzatto e altri, alcuni di questi insigni, e a tenere comunque sotto osservazione, sotto scacco anche dei propri studenti, a cui venne concesso per legge di poter concludere il loro percorso universitario, ma nessun altro studente ebreo fu concesso di iscriversi dopo il 1938, e a quelli che rimanevano dentro furono relegati in qualche modo in una posizione separata. Ci sembra che il modo migliore per elaborare questo trauma e anzi assumerci la responsabilità come istituzione di ciò che i nostri predecessori hanno fatto sia dire la verità, cercare di capire quanto più a fondo possibile tutti i grovigli che si annodarono in questa circostanza e farlo non per giudicare a distanza di 80 anni, ma in qualche modo per essere allenati ad esercitare quello che dovrebbe essere
ciò che l'università forma negli studenti ma anche nei docenti, lo spirito critico, l'indipendenza di giudizio, l'autonomia personale, l'assunzione di una responsabilità morale.